Ma la crisi in Medio Oriente ci riguarda direttamente anche per un'altra ragione, che sarà anch'essa oggetto della discussione in Consiglio europeo, ed è la questione della migrazione illegale e dei rischi per la nostra sicurezza che questo fenomeno può portare con sé ancora di più nell'attuale scenario. Inquieta vedere ricomparire nelle nostre strade il fenomeno dei lupi solitari che uccidono innocenti pretendendo di farlo in nome di Dio, con tanto di successive rivendicazioni a nome dello Stato islamico. Vogliono tornare a colpire la nostra libertà, il nostro stile di vita, vogliono vederci impauriti e pronti a rinunciare alla nostra quotidianità, e la nostra risposta in Europa deve essere forte e inequivocabile. Non ci riusciranno. Abbiamo quindi il dovere di alzare la guardia, come abbiamo fatto a partire dall'implementazione delle misure di protezione delle comunità ebraiche e dei luoghi sensibili in tutta Italia. Dobbiamo avere il coraggio di dire che può esistere, purtroppo, un legame tra terrorismo e immigrazione irregolare e che ha sbagliato chi, finora per riflesso ideologico, ha liquidato con sufficienza questo possibile nesso, temendo una stretta rispetto a politiche fallimentari delle porte aperte che abbiamo conosciuto in passato. Ma su tutto esiste a maggior ragione la necessità urgente di lavorare per fermare i flussi migratori irregolari. I più recenti rapporti della nostra intelligence ci hanno confermato che proprio dalla rotta balcanica e da queste modalità operative di infiltrazione possono arrivare per noi i maggiori rischi, ed è questa la ragione che ha spinto il governo a intervenire tempestivamente, sospendendo Schengen e ripristinando i controlli alla frontiera con la Slovenia. Alcuni importanti esponenti politici europei hanno commentato questa circostanza mettendo in guardia dal rischio che continuando su questa strada Schengen possa andare in frantumi e con esso uno dei pilastri dell'integrazione europea, che è la libera circolazione. È un rischio evidente ed è una preoccupazione che condividiamo, ma a maggior ragione l'unico modo per impedire anche questa deriva è lavorare per difendere i confini esterni dell'Unione. Non si tende più a scaricare il peso di questa enorme responsabilità sugli stati di primo approdo come l'Italia, ma si riconosce per intero che l'unica risposta possibile sta nel difendere i confini esterni. Considero questa nuova sensibilità non soltanto il frutto di numeri insostenibili in termini di arrivi di migranti irregolari o delle drammatiche circostanze che stiamo vivendo in questi giorni a seguito degli attentati jihadisti in Europa. La considero anche il frutto del lavoro incessante che questo governo ha svolto fin dal giorno del suo insediamento in sede europea e internazionale per arrivare a un cambio di approccio serio e definitivo nella gestione della migrazione. E permettetemi di accogliere con soddisfazione anche le parole del commissario europeo Johansson, che qualche giorno fa ha dato atto della significativa riduzione delle partenze dalla Tunisia che è stata registrata nelle ultime settimane, lo dico in punta di piedi, per la prima volta nel mese di ottobre il numero dei migranti irregolari è diminuito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Significa che probabilmente il nostro lavoro comincia a dare i suoi frutti. È certamente il frutto di una rafforzata volontà politica di portare avanti l'accordo con la Tunisia, parlo delle parole della commissaria Johansson, nonostante una parte politica, diciamoci anche la verità su questa, abbia agito in tutti i modi per provare a sabotarlo, non comprendendo che così facendo o fingendo di non comprendere che così facendo indeboliva gli italiani e rafforzava i trafficanti di esseri umani.